Buongiorno a tutti e tutte, siamo nuovamente in partenza, siamo già in viaggio da un'oretta, direzione Avola, anzi prima Vendicari, 72esimo giorno di viaggio, in realtà percepiti, ma credo siamo partiti da 3 giorni, e che abbiamo un calendario molto fitto di interviste, posti da vedere, persone da incontrare, e facendo un minimo di resoconto rispetto a quello che abbiamo già visto, siamo partiti da Augusta con una festa al Giardino della Biodiversità con i ragazzi e le ragazze del giardino che ci hanno dato un'accoglienza splendida. Abbiamo fatto una festa, una giornata di festa con laboratori per bambini, laboratori d'arte, creativi. La sera abbiamo fatto un concerto e poi un DJ set. È andata veramente molto bene, un'atmosfera fantastica. Personalmente il viaggio è molto terapeutico, nel senso che stiamo incontrando delle bellezze, mi viene da girarmi anche se devo guardare la strada, delle bellezze sia umane che naturali, fantastiche. Stasera, cioè stanotte abbiamo dormito ai piedi del Teatro Greco a Siracusa, stiamo andando appunto alla riserva di Vendicari a trovare a piccoli passi, forse Selena insomma vi racconterà meglio cos'è questo progetto a piccoli passi e il calendario dei prossimi giorni che io al momento non ho. Ok, una voce fuori campo, ci sono io, Selena Meli. Siamo in direzione Vendicari, dove incontreremo appunto Piccoli Passi, che si occupa di educazione in natura. Grazie al nostro compagno di viaggio Fabio, che si sta occupando di tutta la parte fotografica e delle riprese, quindi lo ringraziamo perché è una risorsa veramente importante. Allora andiamo a Vendicari. Vendicari è una riserva naturale a pochi passi, cioè Piccoli Passi appunto, che è una che si occupa di educazione in natura. Ieri invece abbiamo intervistato l'Arcolaio, una cooperativa che si occupa di inserimento sociolavorativo di detenuti, ex detenuti e persone svantaggiate, e in particolare siamo stati a Cargatti di Bagni, dove hanno un progetto molto interessante di produzione di erbe aromatiche e anche di estrazione, un laboratorio apposito. E che dire, il terzo giorno siamo stanchi ma contenti, e vi aggiorneremo nelle prossime ore sulle prossime tappe. Farei anche una ripresa ai nostri compagni di viaggio Momo e Snoopy, anche loro ho provato. Ma se gli ha cambiato colore. Grazie a tutti, ci sentiamo dopo. Ciao!